Grazia dei Fiori con Pino Strabioli. La domenica solo su Rai Radio 2. Ed è domenica e siamo solo su Rai Radio 2, l'ultima domenica del primo mese dell'anno. Oggi è 30 gennaio. 348 7300 200, questo è il nostro numero, potete mandarci WhatsApp, SMS, e io sto aspettando Valentina Totta. Valentina Totta, che è stata citata più volte da Fede e Tinto, e insomma parlavano di cocktail. Noi non parleremo di cocktail ma di musica, di sola musica, e stasera in compagnia di un grande autore, di uno scrittore, di un compositore, di una voce unica, inconfondibile. Chiedo al nostro regista audio, Eddie Brundo, se è già collegato con noi. C'è già Enrico Ruggeri. Eccolo là, ciao Enrico. Buonasera a tutti. Buonasera a te e benvenuto. Come sei messo a cocktail? Il programma prima di noi parlava di cocktail. In gioventù, poi direi meno, insomma, però è una parola che mi piace perché la ricollego al mio modo di vivere, di fare, di quello di cercare di fare tante cose, e anche all'interno della mia musica si respira aria di cocktail. Sì, io volevo arrivare a questo. Questi sprazzi di libertà, insomma, nei momenti in cui uno si disinibisce anche un attimo. Hai parlato di gioventù, era la fine del 77, avevo dentro una rabbia pronta a esplodere, ridevo in faccia alle ingiustizie e non avevo paura di nulla, non dormivo mai. In tre cose su quattro non sono cambiato, quando posso oggi dormo. Questa cosa l'hai detta il 3 luglio del 2014, sono sempre tre le cose che sono rimaste. Devo dire che, a dispetto, mi avevano tutti detto che poi in età avanzata si dorme sempre meno, invece no, dai, continuo a fare dei bei sonni, che forse perché devo ancora appunto recuperare le notti insonni di quel 77, di quegli anni. Allora, in primavera uscirà il tuo 38esimo album, che sarà La Rivoluzione, e adesso noi ci ascoltiamo in La Rivoluzione, il singolo. Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo. Siamo quello che siamo. Siamo quello che resta. Di certi sogni appesi al soffitto di quell'ultima festa. Ricchi impoveriti dalla nostra stessa ricchezza. Siamo l'ultima carezza. Siamo mille libri consumati di fretta, ed altri mille amori dimenticati alla svelta. Siamo fuoco e cenere all'ombra di una statua di cera. Noi che non crediamo e siamo solo preghiera. Siamo la rivoluzione da sempre sognata, quella che avremmo tanto voluto, così desiderata. Vincitori di un grande girone, poi sconfitti in finale, perché quella sera avevamo da fare.
quello che siamo, siamo sempre schierati, siamo tifosi e soldati, arrivati e partiti. La poesia sfuggita di mano, la giustizia appena sfiorata. Siamo un biglietto scaduto di sola andata. Siamo una fermata scritta sopra un foglio da conservare. Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Enrico, non ti smentisci mai, non ci tradisci mai, riesci ogni volta ad evitare la retorica e in questo sei unico e inconfondibile. Mi ricorda il nostro regista che siamo in diretta Facebook in questo momento, vincitori, sconfitti, l'ultima carezza, potremmo analizzarla di qui alle 22 questa canzone, questo brano. Insomma, la coscienza di aver giocato un bel girone ma perso la finale, fa un po' i conti con la... Sì. prego, ma sì, Gaber diceva la mia generazione ha perso, in realtà non si perde e non si vince mai completamente nella vita, e quindi assieme a Massimo Bigi, che ha scritto la canzone con me, abbiamo trovato insomma questo parallelismo del girone vinto e la finale persa, che capita spesso. In realtà intanto si parla della differenza che c'è tra i nostri sogni dell'adolescenza e la vita reale, che non è mai uguale a come ce la immaginavamo da ragazzi. E poi naturalmente sì, c'è un occhio di riguardo a una generazione come la mia, che è la generazione particolare, la generazione è passata di colpo da Carosello alle bombe di Piazza Fontana, certo, da bambini alla lotta armata, che è passata dalle prime merendine all'eroina, e poi all'AIDS. Insomma, è una generazione, però peraltro è una generazione che è partita dai gettoni del telefono e è arrivata a WhatsApp. Quindi, generazione peraltro intorno alla 40 anni. Dicevo, generazione peraltro intorno alla quale tu hai indagato moltissimo, non solo nel tempo di una canzone, ma anche scrivendo, no? Perché sei anche un romanziere. Sì. Beh sì, l'ultimo romanzo è molto, come dire, contiguo a questa, certo, canzone. Perché un gioco da ragazzi. Un gioco da ragazzi. Due ragazzi della mia generazione, che verranno travolti con un senso della giustizia iniziale che poi diventerà follia per entrambi. Uno diventerà due fratelli, uno diventa terrorista nero e l'altro terrorista rosso, con una serie complicata di vicissitudini che passano insomma questi due. Ho letto fratelli. Il romanzo, ti ho intervistato sul romanzo, l'abbiamo presentato insieme, l'ho amato molto, La nave di Teseo, un gioco da ragazzi. Cos'è oggi rivoluzionario secondo te? Cosa puoi definire rivoluzionario? In cosa possiamo e dobbiamo essere rivoluzionari nel nostro quotidiano, nella nostra vita, in un gesto, in un gesto semplice? È una domanda complessa e delicatissima. In realtà, mai come in questo periodo, non bisogna fermarsi alle apparenze, non bisogna ascoltare la prima campana, non bisogna ascoltare la campana più rumorosa. Il rivoluzionario oggi è uno che riesce a guardare dentro alle notizie, a interpretarle, poi magari arrabbiarsi anche. Cioè, certo, la reazione fa bene. Senti, sì, le narrazioni oggi sono sempre un po' pilotate. Beh sì, un po' pilotate, c'è questo politicamente corretto che ci sta perseguitando un po'. Io ho visto il video della rivoluzione, che peraltro è bellissimo, ci sei tu immobile con il tuo volto che tutti conosciamo, che si trasforma, diventa mostruoso, appaiono
prego, raccontacelo. No, no, niente, 4 ore di trucco, sì, sta a significare l'imbruttimento dell'anima, che però ha dei momenti di ritorno, insomma, il finale del video ci sono io che guardo allo specchio il me stesso diventato mostruoso. I riferimenti a Dorian Gray sono evidenti, ma insomma c'è anche Frankenstein, c'è anche Elephant Man, c'è la solitudine di chi è mostruoso, di chi è diverso. Ci sono tante metafore in questo Sì, video. C'è il brutto che arriva alla superficie, c'è il tempo che passa, ci sono le tante letture. Parlavamo del 1977, dicevamo che questo è il tuo, stai preparando il 38esimo album, dal primo sì. Con i Decibel Punk, e nel 1980, insomma il 1980 è una data importantissima per te, ti consentì la finale di Sanremo di quell'anno. Ascoltiamo solo un frammento piccolissimo di Contessa, ma io non posso non ascoltarlo, proprio un pezzettino. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Pensi che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Tu sei uno che la frequenta la nostalgia, hai nostalgia di quegli anni, di quella voce, di quei momenti, di quelle scoperte. Ma in realtà spesso accade a quelli un po' agie di ripensare con nostalgia dei momenti nei quali non erano felicissimi. Se tu ripensi alla tua adolescenza e ti scopri che ti ricordi che in quel momento eri infelice perché, come dire, non ti rendevi conto di quanto poi la vita sarebbe stata ancora più complicata di come ti sembrava a 18-20 anni. Beh, insomma, erano gli anni del punk, erano gli anni della sfrontatezza, dell'incoscienza. Io credo che, insomma, dei tanti festival di Sanremo che io ho fatto, quello nel quale mi sono emozionato meno è stato sicuramente il primo. Proprio perché quando hai 18-20 anni ti senti fortissimo, ti senti indistruttibile, pensi che il tuo talento e il tuo lavoro e la tua ragione avranno sicuramente l'avranno vinta su tutto e su tutti. Insomma, poi è vero che poi si innesca anche un meccanismo di responsabilità. Io tanti anni fa intervistai un'attrice meravigliosa, Anna Proclemer, e Anna mi diceva che ogni volta che entrava in scena, quando era ormai famosa, anziana, vecchia, cercava di recuperare quella spensieratezza, quel coraggio che viveva da bambina quando andava nei boschi intorno a Trento, e le piaceva perdersi nei boschi e la sfida era quella di ritrovare la strada. E poi dice: non l'ho mai più trovata in palcoscenico, perché la maturità, la responsabilità, la tecnica. L'hanno trovata quelli che sono andati a vederla. Però. Questo è assolutamente vero. Ma insomma, tu ti sei innamorato. Un gigante, Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, e ahimè noi lavoriamo molto forse spesso. Forse si deve dire gigantessa adesso, non vorrei sbagliare. Ma forse Anna avrebbe preferito gigante, sono un credo, gigante, io credo proprio. Tutti i ragionamenti. Penso ad Anna Proclemer bambina, ma penso a te bambino che ti sei innamorato a 4 anni di una tale Michela che era più grande di te, le mandavi dei bigliettini, quindi dai subito, a 4 anni scrivevi? Con i capelli rossi. Cioè tu a 4 anni scrivevi? Sì, sì, 4 anni, 4 anni e mezzo scrivevo già benino, forse 4 anni. I racconti delle mamme tendono a enfatizzare, però sicuramente sì, a 4 anni e mezzo scrivevo. E sì, c'era questa bambina che aveva 2 anni più di me e quindi naturalmente cominciavo a capire quanto, almeno per i primi 20 anni, le donne siano molto più svelte dei maschi. E questo, insomma, poi l'avrei imparato con ancora più complicazioni nell'adolescenza, perché poi nell'adolescenza noi ragazzi di 14 anni siamo in balia di ragazze di 14 anni che guardano quelli di 18.
Verissimo, e adesso ascoltiamo un brano che io amo moltissimo, Polvere. Siamo qui questa sera in diretta 21:15:30, Rai Radio 2, guarda che radio, ci state seguendo su Facebook, ma potete seguirci anche su Rai Play con Enrico Ruggeri, La Rivoluzione, questo singolo che è uscito e stai lavorando invece all'album che uscirà. Cioè è finito, quando esce l'intero? Stanno lavorando gli altri, quelli che lo devono stampare. Scusa, ma qualcuno ci sta lavorando, però verrà stampato. Non più io, dopo 3 anni non più io. E esce a fine marzo, presso poco. E allora a fine marzo ci... Cata l'onda sanremese, si ritorna a pensare. Valentina Totta è arrivata, ha lasciato Fede e Tinto, è qui pronta ad ascoltare insieme ad Enrico Ruggeri, a me e a tutte le persone che ci stanno seguendo, Polvere. Conoscerai, troppi ricordi, è meglio essere sordi e forse è già tardi per togliere la polvere dagli ingranaggi. 1982, questo brano che poi Polvere, no, dà il titolo all'album, dedicata al tuo padre. Mio padre, sì, a mio padre che aveva un... oggi direbbero un disagio mentale, insomma era un super depresso, e quindi con molto garbo, diciamo, senza parlarne troppo, senza essere troppo esplicito, però ho tracciato
un quadro nel quale una casa impolverata si sovrappone a una mente impolverata. Che poi è una condizione che appartiene un po' a tutti, insomma, fa venire, siamo tutti costretti alla, sì, alla rimozione, dobbiamo rimuovere i lutti, le perdite. Cioè, beh, sì, certo. È importante imparare anche ad elaborarlo, no? Un dolore, un distacco. Ad elaborare, sì, o anche a vivere con la convinzione, quantomeno la speranza, che la morte sia il principio di qualcosa di molto piacevole e non la fine. Quindi lì dipende dalla visione che ognuno ha della vita e della trascendenza. Certo. Da qualche parte hai detto che quando si scrivono certi brani è come cadere in uno stato di trance, che liberi la mente, cerchi di girare alla larga dalle didascalie, e la didascalia è il nemico principale delle canzoni. Hai affinato una tecnica oppure ti escono, cioè ti metti lì davanti a un foglio? No, beh, mi metto davanti a un foglio bianco, scrivo tanto, quindi butto via tanto, butto via, non sono bravo nel correggere una canzone, arrivo fino in fondo e poi magari mi sembra di aver scritto un capolavoro, la lascio lì e due giorni dopo mi accorgo che il capolavoro non era, che magari assomiglia a qualcosa che ho già fatto, eccetera. Il mio metro, siccome io non sono capace di dire adesso scrivo una hit, sì, adesso scrivo il successo, certo. Ma non sono bravo in questo, però il mio ragionamento è immaginare uno tra 30 anni che ascolta la canzone, che poi è il metro per l'arte, dovrebbe essere il metro più attendibile, il metro migliore. Difatti nelle mie canzoni cerco di evitare troppi riferimenti temporali, cioè se io in polvere avessi inserito ti mando un fax, certo, oggi qualcuno che l'ascoltava, magari i ragazzi non sanno neanche bene cos'era il telefax, e quindi cerco di evitare. Li avresti distratti dall'ascolto, certo, li avresti distratti, certo, dall'ascolto, quindi dall'emozione. È vero, la musica deve galleggiare nel tempo. Siamo qui con Enrico Ruggeri, 21 e 22, in diretta Rai Radio 2. La Rivoluzione è il suo ultimo lavoro, uscirà a marzo, poi partirà anche in tournée. Sì, prima temo di aver detto fine marzo, ma esce prima della metà di marzo. Prima della metà di marzo, abbiamo citato Festival di Sanremo, di Festival di Sanremo ne hai vinti due, sei stato il primo a vincere con un brano rock. Sì, fino all'avvento dei Maneskin. Sì. Purtroppo i record sono fatti per essere eguagliati, quantomeno. Quindi. Va bene. Poi arriveremo un attimo ai Maneskin, ma io invece voglio andare a un Sanremo 1986, premio della critica, Rien ne va plus, espressione evocativa francese, Rien ne va plus. Sì, un brano anche coraggioso, perché non c'è la batteria. In un momento nel quale io ancora non cavalco il successo in maniera stabile, fu un rischio. Io vinsi il premio della critica, arrivai abbastanza in fondo in classifica, ma la canzone rimane. Beh, ma tu sei uno che il successo, secondo me, non l'hai mai voluto cavalcare, no? Avresti potuto, sei uno che ha... Sì, ma non, perché non sono bravo, cioè non sono bravo a scrivere una canzone. Dopo una canzone di successo non sono bravo a farne un'altra simile che la ricorda ma non troppo, eccetera, sono già da un'altra parte con la testa e quindi naturalmente posso anche vivere di sussulti, ma devo dire, insomma, ovviamente sono stato fortunato, sono anche nato in una generazione nella quale la musica aveva un peso diverso anche dal punto di vista economico. Per cui, e questo va detto, ma non è che è obbligatorio che sia sempre così, però io ho sempre scritto musica per il piacere di scrivere musica, per il piacere di stare in studio, di vedere modificarsi la canzone attraverso altre anime, che sono le anime di quelli che poi la suonano o la registrano. Insomma, è sempre questo. Il mio può essere uno dei lavori più belli del mondo o uno dei più brutti, dipende da come la vivi.
io l'ho vissuta. E tu te la vivi molto, molto bene. Allora, rien ne va più. Il nostro Fabio Mellis, il nostro tecnico, è lì pronto per farcela ascoltare. Vai! Rien ne va più. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero. L'incognita apparente di uno zero. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento, mediando la ragione con un nuovo sentimento. Però cambiano le donne insieme alle stagioni e allevano bambini che inseguono aquiloni. E il musicista ancora le rincorre con nuove canzoni. Poi diventano madri quelle signorine, purché ci sia un uomo che le veda ragazzine. Quell'uomo non le faccia invecchiare, le lasci cantare. Poi rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Ne va plus. Potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento. Attenti a non lasciarci spettinare dal vento. Però qualcuno poi sutura le ferite. C'è qualcuno da fuori che ci aspetta alle uscite. Come il giocatore sconfitto che si allena per nuove partite. La portinaia che ci dice buongiorno e il girone di andata fa posto al ritorno. Sta decollando un satellite e gravita attorno. Pour toujours, pour toujours. Qualcuno poi sutura le ferite, c'è qualcuno da fuori che ci aspetta alle uscite. Come il giocatore sconfitto che si allena per nuove partite. Ci stanno dicendo buongiorno, il girone di andata fa posto al ritorno. Sta decollando un satellite che gravita attorno. Pour toujours, pour toujours. Beh, che meravigliosa distensione. Pensiamo al 1986, appunto, sul palco dell'Ariston Sanremo arriva Enrico Ruggeri e regala questa carezza meravigliosa. Un divago tra le tipiche atmosfere del rock, così dense di stimoli suggestivi, e il mondo evocativo della chanson. Ama scavare nel ramificato universo dei sentimenti e delle emozioni con il linguaggio discorsivo della quotidianità, sapiente creatore di originali costrutti espressivi, inconfondibile timbro vocale. Ho fatto una sintesi della motivazione per il premio alla carriera che ha ricevuto l'anno scorso al Tenco, e al premio Tenco. Sei salito su quel palco dopo 33 anni. Beh, sì,
infatti l'unica cosa che ho detto ovviamente vengo e vi ringrazio del premio, ma mi dovete lasciare un po' di tempo perché nel periodo in cui non ci siamo sentiti, non ci siamo frequentati, ho fatto 28 album. Ho fatto delle cose. Ho fatto delle cose, quindi datemi tempo, insomma, quindi ho fatto quasi un concerto cercando di condensare più cose possibili perché c'era la voglia, insomma, di dimostrare che avevo fatto appunto delle cose, quindi che me l'ero meritato quel premio, dai. Meritato, no, meritatissimo. Parlavamo prima di successi, il Mare d'Inverno, vabbè, un successo incredibile, lo conosciamo tutti e lo cantiamo insieme a Loredana Bertè, pubblicato nel 1983. La domenica scorsa avevamo qui ospite Fiorella Mannoia. Per Fiorella anche hai scritto brani indimenticabili. Allora io a Fiorella ho proprio chiesto, parlavamo di Ivano Fossati e di Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri è un maschio con questa, insomma, anche un po' burbero sembri, poi quando ti si conosce invece però riesce a scrivere per le donne delle cose che sono femminili, toccano delle tenerezze. E Fiorella diceva, secondo me, ma lo ha dichiarato anche lui, perché è cresciuto con le donne, ha proprio vissuto, assaporato le donne che lo hanno visto nascere, hanno fatto crescere. Beh sì, però sono cresciuto con donne di altri tempi, perché mia mamma e le mie zie, a parte che erano già grandicelle, mia mamma mi ha avuto a 40 anni, per cui erano sì donne, ma erano donne di altri tempi, quindi da lì ho preso la parte affettiva, l'essere coccolato, ero figlio unico, nipote unico. In realtà credo che le canzoni sulle quali viene riconosciuta una certa sensibilità femminile siano frutto del fatto che sono un buon ascoltatore, cioè quando una persona parla ti piace ascoltarla, anche perché è da lì poi che nascono le idee. E quindi ho ascoltato molte donne che mi hanno detto, hanno espresso quanto fossero meno felici di quello che pensavano, cioè io dico sempre che noi uomini siamo un po' come i politici in campagna elettorale, cioè quando corteggi una donna le fai credere che stava andando di fronte incontro a un bellissimo universo. Poi quando, come dire, ottiene l'incarico, sì, quando la donna ci sta, quasi mai siamo all'altezza di quello che avevamo promesso. Quindi in realtà, beh, ecco che in qualche maniera torna la metafora della rivoluzione, iniziano a uscire le prime, sì, piaghette, le bollicine, i buboni. È la canzone delle speranze disattese. La canzone delle speranze disattese. È l'inizio di una bella collaborazione. Io ho scritto, recentemente le ho contate, sono 13 le canzoni che ho scritto per Fiorella Mannoia. Infatti con Fiorella abbiamo parlato molto di te, logicamente di Ivano Fossati, che Fossati anche lui è stato un incontro importante per te. Fondamentale, mi diede fiducia, insomma, quando ci siamo conosciuti in un festival bar. Io sì, ero come allora si diceva un emergente, perché avevo fatto Polvere, che suscitava un certo interesse, però lui era Ivano Fossati, era già un grande, e si avvicinò, mi fece i complimenti e poi mi chiese se avevo delle canzoni, perché stava lavorando all'album di Loredana Bertè. Ovviamente io gli ho fatto, anzi un po' ingenuamente gliele ho fatte sentire tipo una trentina, in questi casi bisognerebbe scegliere prima e farne sentire tre o quattro, perché rischi di annoiare il tuo interlocutore. Invece Fossati è stato molto carino, però quando ha sentito Il Mare d'Inverno si è fermato e insomma da lì è partito tutto. Poi dopo ho scritto anche altri pezzi, perché poi, certo, più avanti, quando uscì l'album, più avanti ho conosciuto Loredana ed è nata una collaborazione per tre album, anche uno che si chiamava Carioca, nel quale ho fatto parecchie canzoni, versioni dal portoghese di Javan. Senti, citavi prima la mamma e le zie, da qualche parte hai detto che Il Mare d'Inverno, l'ispirazione ti è venuta proprio da, eri in una città marchigiana, no? Marotta, quindi è vero, dove trascorrevi le vacanze? Assolutamente, sì. Sì, devo dire, credo che la fortuna del Mare d'Inverno poi sia determinata dal fatto che poi ognuno si immagina il suo di mare quando ascolta questa canzone. Però sì, fondamentalmente
la canzone è frutto di un'intuizione, cioè del fatto che mi sono reso conto che nessuno aveva mai scritto canzoni sul mare d'inverno, mentre nella letteratura, certo, nella poesia, nel cinema e il mare, cioè tutti gli altri artisti degli altri settori avevano capito che il mare è molto più poetico d'inverno, curiosamente nella canzone non era avvenuto, c'erano sempre, si spingeva fino a settembre, no? Il limite massimo era settembre. Ma tu hai tolto le pinne, i fucili, gli occhiali, la tavola blu? Oppure ci si proiettava all'estate successiva, cioè si cominciava a mettere le mani avanti dicendo per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Però l'inverno veniva completamente rimosso, per cui devo dire, quando ho iniziato a scrivere la canzone, ho scritto il mare d'inverno e solo un film di bianco e nero, visto la TV, ho capito che si stava mettendo bene la situazione. E questo è uno degli inconsapevoli, come dicevi tu, successi, grandi successi del signor Enrico Ruggeri. Lo ascoltiamo non dalla voce di Loredana Bertè, ma dalla voce di Enrico Ruggeri. Vogliamo fare una rivoluzione stasera, Ruggeri? Facciamo. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Il mare d'inverno, un capolavoro di Enrico Ruggeri. Prima, Enrico, dicevi l'abitudine all'ascolto, in qualche maniera la stiamo perdendo, non soltanto l'abitudine all'ascolto di un brano musicale, ma l'abitudine all'ascolto dell'altro, nell'altro. Tu ami ascoltare e raccontare, perché oltre ad autore di canzoni sei un romanziere, hai fatto anche il conduttore televisivo, cioè proprio l'ascolto per te è importante e in qualche maniera lo hai. Chiunque vuole diciamo fare il conduttore, cioè prendere il bastone, prendere il pallino, deve sapere ascoltare tutto, insomma,
lo sai meglio di me. E, per cui sì, questi periodi mi sembra che tutti noi tendiamo a dare quelli che la pensano come noi, cioè quelli che ci confortano sull'opinione che abbiamo già, e mentre invece rimuoviamo, e invece andrebbe fatto, evitiamo di ascoltare quelli che non la pensano come noi, che invece dovrebbero essere quelli da ascoltare con più interesse, quantomeno per rafforzare la tua opinione sentendo le obiezioni degli altri. Vabbè, no? Il famoso confronto, certo, che poi dal confronto dal confronto nasce, cade il giudizio, cade il pregiudizio, scopri l'altro e vabbè, è alla base. Prima tu citavi Ivano Fossati che scopre il tuo talento. Adesso io leggo una cosa scovata su Facebook. Questo uomo qui, zio Enrico Ruggeri, ha scritto: il mare d'inverno a 25 anni, quello che le donne non dicono a 27, chapeau, da quando l'ho conosciuto mi ha incoraggiato, insegnato tanto e ogni volta riesce a sorprendere la sua immensa cultura e l'amore per la musica. Mi ha colpito il suo sguardo teso come quello di un bambino prima di tuffarsi in un gioco nuovo. L'ha detto Ermal Meta. Anche quando le generazioni si incontrano è bello, no? E si ascoltano. Sì, è fondamentale, anche perché generazioni più giovani della mia hanno vissuto altri momenti chiave, altri momenti decisivi. Poi fondamentalmente tra musicisti è bello frequentarsi, è bello che nascano delle collaborazioni vere, perché purtroppo il 90% dei duetti, dei fit, come dicono oggi, sono un pochino costruiti, ma quando nasce una collaborazione vera poi si sente e i risultati sono anche buoni. E dalla collaborazione tua con Ermal è uscito Un pallone, che è un brano che, anche, che ha un'importanza appunto tornando all'ascolto e anche all'osservazione. È un brano dedicato ad un bambino pakistano morto a 12 anni, no? Che è diventato Palmasik, purtroppo è stato ucciso proprio dalle congreghe di quelli che sfruttano i bambini, però è diventato un simbolo del lavoro dello minorile. Sfruttamento del lavoro giovanile, certo, dello sfruttamento minorile. Mi piaceva il discorso del pallone, perché il pallone lo puoi vedere in tre livelli: il pallone oggetto di gioco per calciatori miliardari, il pallone oggetto di sogno per milioni, forse miliardi di bambini nei cortili, nei campetti, ma anche purtroppo il pallone come oggetto di schiavitù, perché il bambino che della storia è un bambino che fabbrica pallone, quindi che non può giocare con i palloni. Ascoltiamola. Ho conservato le foto a colori di un vecchio giornale. C'erano tutti i più grandi campioni del calcio mondiale, con i capelli curati e gli occhi puntati a un pallone che molto lontano volava nel sole. Io di palloni ne ho visti a migliaia, ma il sole non c'era. Tra le mie mani tagliate dagli aghi aspettando la sera. Avremo caldo d'estate, ma intanto dormiamo abbracciati, guardandoci il fiato e sognando di noi. Più il tempo, ma nelle notti tra il cuoio e la colla battute dal vento, io vedo 100 bambini
che sembrano me è un pallone che vola lontano, più in alto del sole. Poi sono stato svegliato da un calcio e il sole non c'era. Ma se ritorni a cercare il tuo sogno, quel sogno si avvera. Avremo un campo infinito da correre tutto d'un fiato in un mondo inventato soltanto per noi. Vedere mio padre guardarmi giocare e ritrovare la strada di casa parlando con lui. Pallone, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, brano bellissimo. Buonasera Enrico, sei un grande. Anni fa ho avuto la fortuna di ascoltarti in concerto e poi ci accomuna la dannata. Non lo so. Ti scrive il vecchio camionista Alberico. Temo che sia l'Inter. Temo che sia ridondanti, la maledetta, la dannata. La dannata è l'Inter. Beh, si firma il vecchio camionista Alberico. Ho scelto questo messaggio perché è bellissimo, no? Anche pensare a queste persone che attraversano l'Italia a bordo dei loro camion e noi con la radio teniamo compagnia, è così, dà senso a quello che stiamo facendo anche in questo momento. È un lavoro duro e difficile, quindi se c'è qualcuno, sicuramente ce n'è, li abbraccio tutti. Senti Enrico, stai scrivendo un nuovo romanzo, perché ora La Rivoluzione, l'album è pronto, uscirà a metà marzo, poi da aprile sarà in tour, il 2 aprile a Crema, il 9 aprile a Milano, il 21 aprile a Catania, il 26 aprile al Teatro Olimpico a Roma. Queste sono le date che ho in questo momento sotto gli occhi, se ne aggiungeranno delle altre. Si è aggiunto, insomma, sì, in questo momento devo dire... ho passato tutto il primo lockdown scrivendo il romanzo ed è stato un lavoro duro, 6-7 ore al giorno. Per fortuna o per sfortuna, a seconda dei punti di vista, non c'era altro da fare, e quindi 7 ore che in una vita normale non riesci a ritagliarti, lì erano tutto, ma si poteva fare, cioè eravamo costretti a farlo. Eravamo costretti a farlo, però insomma ho fatto di necessità virtù. E poi ho iniziato a lavorare all'album, facendo, disfacendo. E spesso, non so, La Rivoluzione, la batteria è stata rifatta 10 volte e abbiamo tenuto la prima. Io l'ho cantata 10 volte nel corso di un anno e mezzo e ho tenuto la prima. E poi a volte
in studio si rifanno le cose solo per avere la certezza che il primo momento in cui sei andato di là e hai iniziato a cantare il pezzo era poi quello più intenso. No, tutto questo per dire che no, non ho ancora pensato a un romanzo, sto in questo momento, insomma, sono concentrato sulla musica, però... Questo uomo concentrato sulla musica, questo uomo capacissimo di usare le parole, insomma, non sta a me dirlo, però insomma ti sei aperto anche una grande attività sui social, TikTok, la tua bio su Twitch, io non so neanche che cos'è Twitch. Che cos'è Twitch? Twitch è un altro, è uno di questi canali. Adesso mi sono, sono andato a vedere questo social che si chiama TikTok, sì, che era partito proprio Seni, Nati, che balletti, eccetera. Sì. Poi adesso non è più così. Però insomma mi sembrava una bella sfida riproporre in 2 minuti le mie ore di lezione, perché io 3 anni fa, tra le tante cose, ho insegnato per 1 anno musica del dopoguerra al conservatorio Giuseppe Verdi. È vero, hai fatto il professore. E le mie, insomma, le mie lezioni erano molto seguite, quindi era bello parlare a dei ragazzi, vabbè, certo, che studiano musica, però ho dovuto fare anche gli esami, quindi l'esame era mi parli dei Led Zeppelin, mi dica degli Who, quindi però insomma li ho visti interessati, allora ho detto se riesco a mantenere un ritmo e una sintesi da social posso raccontare anche la grande musica. Adesso in questo momento invece sto ogni giorno racconto uno dei miei album per avvicinarmi, sai come quando sta per uscire il film di uno, sì, e allora sì, certo, le televisioni passano tutti i film vecchi per far venire la voglia di andare a vedere il film. Quindi un bignami social dei 38 album di Enrico Ruggeri. La tua bio è divertentissima. Chi sono io? Sono stato un punk prima di tutti voi. Mi chiamano Enrico, zio Rouge, il capitano, Peter Pan, Enrico Decibel, ma tu puoi chiamarmi semplicemente Enrico Ruggeri. Guarderai Sanremo da martedì, avremo questa settimana, tu sei uno che la guarda? Guarda, non so se dico una cosa... Puoi dire tutto. Lo guarderò su Rai Play il giorno dopo. Perché, come dicevamo all'inizio, vado a dormire a un certo punto. Sì, come disse De Niro, c'era una volta in America, sono andato a letto presto. No, in realtà perché voglio sentirmi le canzoni una dietro l'altra. E ovviamente Sanremo è fatto, ci sono anche altre esigenze di spettacolo che fanno sì che magari tu arrivi alle 10:30 e hai sentito 4 pezzi. Per carità, è più che legittimo, perché Sanremo non è solo un festival della canzone, ma è l'evento attorno al quale si raccoglie tutta l'Italia. Però per quanto mi riguarda, io la mattina dopo ti metti lì e le guardo e te la guardi. Allora noi andiamo alla 43esima edizione del Festival della Canzone Italiana, si classifica al primo posto nella sezione campioni, lo dicevamo all'inizio, con un brano rock, per cui è un punto importante, è una rivoluzione, ecco che torniamo alla rivoluzione. Ruggeri è protagonista di questa rivoluzione, è assolutamente, no? Mistero. Occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa
sarai sincera, dimmelo, dimmelo. Sarai sincero, ah, per le mestiere di diverso mistero, spero c'è. Dipende solo da te. Mistero, Enrico Ruggeri. Enrico, al 348-7300-200 non posso leggerti tutti i messaggi perché sono le 21.56. Una signora ha scoperto che hai scritto Il mare d'inverno sotto casa sua e è entusiasta, ancor più emozionata. Buonasera, sono Dalia di Firenze. Vorrei ringraziare Enrico per il nuovo singolo, una struggente poesia che mi arriva al cuore, e vabbè, sono veramente un'infinità, magari te li manderemo. Ci chiedono di ricordare le date. Io qui ho 2 aprile Teatro San Domenico di Crema, 9 aprile Nazionale di Milano, 21 aprile Ambasciatori di Catania, 26 aprile Teatro Olimpico di Roma, ma se andate in rete trovate sicuramente tutte le date aggiornate, via via verranno aggiornate, della Rivoluzione, il tour di Enrico Ruggeri. Enrico, che dirti, è sempre un grande, grande piacere parlare con te e ascoltarti. Piacere reciproco, è stata una bellissima ora, molto piacevole. È volata via, abbiamo sacrificato Ti Avrò, Peter Pan. Io direi, potremmo fare un in bocca al lupo a Gianni Morandi. Tu su quel palco con Gianni Morandi e Tozzi, no? Non dimentichiamolo, quell'altra, esatto, vittoria. Abbiamo vinto, sì, nell'87. Sì, beh, Gianni Morandi, è bello che si rimetta in gioco nello stesso festival che ha presentato. In genere è abbastanza anomalo, no? Uno presenta il festival, dopo ascende, ma non si ripresenta più. Quindi è molto in stile Morandi invece tornare in gara dopo aver scelto lui quelli che in gara ci andavano. Ecco il nostro regista che ci sta mandando. Lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Allora, ti lascio con questa domanda: hai incontrato più falchi o più gabbiani nella vita? Abbiamo una manciata di secondi. Forse gabbiani. Forse gabbiani. Di essere falchi, ma dentro siamo tutti un po' gabbiani. Grazie ad Enrico Ruggeri, grazie alla sua rivoluzione, grazie alla sua disponibilità. Un abbraccio grande, Enrico. Grazie, a prestissimo. A prestissimo, ringrazio anche Massimiliano Bonomo alla regia video, ringrazio Claudio Gentile, un bacio ancora a Valentina Totta, a Pietro Lucchetti, i nostri curatori. Vi devo salutare, vero? Sì, vi devo salutare, però non vi lasciamo soli. Rock and Roll Circus, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, adesso salgo in macchina e me li ascolto. Domenica prossima in diretta da Sanremo, vado a Sanremo. Vieni con me, Valentina. Dice di sì, che sorpresa!